Ciao a tutti, oggi saliamo sul lago di Branchino per poi raggiungere la punta del Monte Vetro. La prima tappa è il rifugio Capanna 2000, ve l'ho già fatto vedere benissimo in un altro video con un articolo, quindi vi risparmierò un po' la salita, stiamo andando abbastanza direttamente sul sentiero più rapido. Una volta giunti al rifugio imboccheremo poi il sentiero dei fiori, variante alta o variante bassa, per raggiungere il lago. Una volta giunti sul lago ci dovrebbe essere poi una traccia non numerata che taglia in mezzo ai prati e conduce fino alla punta del monte che è qua alle mie spalle. Uno si chiama Monte Vetro, l'altra cima non ha un nome, però dovremmo facilmente raggiungerle entrambe. Siamo appena arrivati al rifugio Capanna 2000, purtroppo la cucina era già chiusa, però c'è fuori un baracchino che vende panini, dolci, bibite, quindi ci sta. C'è anche un bagno pubblico realizzato nel vecchio impianto di risalita. Ci stiamo un po' riposando quindi sui prati, proprio appena all'inizio della nostra escursione. Ora dovremmo imboccare il sentiero basso dei fiori per raggiungere il lago e il rifugio di Branchino. Well, you just keep showing up. You just keep showing up. You just keep showing up. Yeah, you just keep showing up. I bet it. You wanna hear from me? No, you just wanna find some kind of lucky pill for free. But you just have to keep showing up. Arrivati al lago, proseguiamo oltre per qualche altro minuto fino a raggiungere il rifugio Branchino. Lì ci fermiamo per riposarci, osservando le catene montuose attorno a noi, dominate dal massiccio della Presolana e dalla cima del Fob. Allora, dopo una pausetta al rifugio e al laghetto che è mezzo vuoto purtroppo, abbiamo iniziato la salita verso il Monte Vindiolo, è la prima cima, e poi il Monte Vetro. Viste da qua sembrano ancora molto lontane, però sono solo 250 metri di dislivello. Il sentiero è poco evidente, quindi stiamo tagliando un po' sui prati, preferendo salire direttamente sulla cresta. Non so se sia fattibile fare tutto il tratto in cresta, però per ora ci proviamo.
Siamo arrivati sulla cima del Monte Vignolo, c'è cioè uno stranissimo monumento, praticamente tutto arrugginito, non è una croce. Alle mie spalle l'altro monte che però probabilmente non raggiungeremo perché ci siamo fermati qui per mangiare. Il sentiero era veramente incredibile, da una parte un soffice prato, dall'altra un precipizio quasi verticale. Purtroppo la traccia non è troppo battuta, ci sono certi passaggi un po' incerti, a volte l'erba ha proprio invaso letteralmente tutto il sentiero, comunque è proprio fattibile, in caso di ghiaccio, pioggia potrebbe diventare problematico, ma oggi era veramente tranquillissimo. Per il ritorno, probabilmente, dato che faremo il tramonto qui, andremo a prendere una traccia un po' più bassa, mezza costa e un po' più larga e tranquilla, dato che la faremo col buio. Comunque un altro sentiero dovrebbe collegarsi lì alle mie spalle prima della salita verso l'altro monte e adesso lo individuiamo. Comunque cena, perché ho strafame, e dopo decidiamo. Scappando di qui, la foschia è veramente troppa, però c'è la speranza che il sole vada a illuminare le poche nuvole che sono rimaste e soprattutto che colori di rosa il pizzo Arera. Dopo aver scattato a questo magnifico tramonto, iniziamo la discesa, seguendo lo stesso tratto dell'andata, e in circa 2 ore siamo nuovamente alla macchina.